Dietro me ho un paesaggio stupendo. Si vedono le tre cime di Lavaredo. Thank you, thank you, thank you. Guarda dove vi porto. Guardate. Caduto. Me ne vado e sono veramente caduto. Finalmente, dopo tanto tempo, nuovamente in viaggio per una nuova missione, un nuovo episodio o una serie di episodi. Sono ufficialmente all'ombra delle montagne, ovvero il sole è appena tramontato. Sono un pelino in ritardo sulla tabella di marcia, arriverò col buio sul posto dove mi sono prefissato di arrivare. Non era quello che volevo arrivare con la luce perché preferisco. Eccomi qua amici, sono le 10:10 di sera ovviamente, mi sono fermato per strada a mangiare, sono arrivato qui, ho parcheggiato, adesso sistemo un po' di cose, mi preparo la roba per domani, la borsa e niente, dopo vado a letto che ho bisogno di una bella dormita perché domani andremo a farci una bella camminata. Colazione abbondante perché poi arriverò, se arrivo in cima al rifugio, poi mangerò lì a mezzogiorno. In realtà poi ho scoperto che il rifugio non era aperto, ma per fortuna avevo fatto una buona colazione. Mi sono anche preso del tempo per analizzare nuovamente il percorso attraverso le mie app preferite sulle quali avevo già precaricato le tracce GPX. Ci sono due app con le quali mi trovo veramente molto bene e sono entrambe delle app che funzionano anche offline. Questo è molto importante perché in certi posti non hai copertura telefonica e quindi potrebbero non funzionare le applicazioni, quindi vedere le mappe. Queste applicazioni sono mappi.cz, che richiama ovviamente il sito web, e Komoot, probabilmente la mia preferita in assoluto. Tramite queste app mi sono ricontrollato il dislivello che avrei dovuto affrontare e più o meno in quale punto, in modo da arrivare preparato. Se ti interessa saperne di più sulle app che utilizzo, fammelo sapere con un commento qui sotto il video, in modo magari da creare un contenuto dedicato. Completato questo briefing, ero pronto per iniziare l'escursione fotografica. E niente amici, la giornata inizia così. Come si può intuire nei video, questo è un sentiero molto turistico, c'è tantissima gente. Oggi è martedì mattina, di davvero non ci sono tanti italiani, pochissimi. Tutti quelli che ho incontrato finora sono tutti stranieri, austriaci, tedeschi, sloveni, inglesi. È un sentiero tutto sommato alla portata di tutti, diciamo, e porta su un fantastico posto. Per ora il percorso è piuttosto semplice, dopo ci sarà una parte esposta col cordino, però comunque non viene indicato come pericoloso. Insomma, cioè, sì, bisogna stare attenti ovviamente, perché comunque un tratto esposto, ma è alla portata di tutti, tant'è che qua tanti ci arrivano con le ciabatte. Dietro me ho un paesaggio stupendo, tra l'altro da qua si intravedono anche le tre cime di Lavaredo. Adesso andrò a fare una foto. Le tre cime di Lavaredo dovrebbero essere quelle lì, se non sbaglio. Vado proprio a distinto. Guarda che bel spot qua, bellissimo. Strapienissimo di turisti,
ma in fondo cioè, sono un turista anch'io, non è che possiamo pretendere che la montagna sia solo nostra. Così non è bella da vedere, impiccata. Si vedono le tre cime di Lavaredo, erano proprio loro, si vede anche il rifugio. Non so se ve ne siete accorti, ma sono con la Leica Q3. È la prima uscita che faccio, le prime foto che faccio ce l'ho da luglio. Prime foto proprio. Vediamo un po' come si comporta, cosa ci tiro fuori. Siamo belli alti, sì. Guarda che traffico, parecchia gente. Questi sono tutti inglesi. E adesso devo andare lungo quel sentiero esposto col cordino. Per uno che soffre di vertigini. Eh sì, io soffro di vertigini. Thank you. In teoria ho completato la parte esposta. Oh, mi stavo per incappottare, non è il momento di parlare qua. Difficile, ma non troppo, a dire il vero. Sai dove sta la fregatura? Che è sempre in ombra e ci sono tanti sassi. Questo significa che è molto scivoloso. Anche con le scarpe tecniche si tende a scivolare. Sarà bello il rientro, cosa combino, perché in salita è facile, anche se è scivoloso. Ultimo strappo e siamo arrivati su un bel posto. Qui si vede il rifugio, ormai siamo arrivati. Facciamo una foto qua con la luce che arriva da lì. Stupenda. Ed è tornato il sole, finalmente. Guarda dove vi porto, guardate che spettacolo. Devo dire che il posto fa parecchio schifo. Schifo non perché la location non è bella, ma perché sembra di stare a un circuito di droni in gara qua. E dopo, ok, non disturbano, dice qualcuno. Non disturba se uno solo, ma quando arrivi su un posto ne trovi 5, 6, 7, stai facendo la foto, ti passano davanti e dopo non si sa bene perché fanno riprese idiote, perché mi fanno sfrecciare a tutta velocità. Non so, una schifezza. Adesso provo a fare il giro dal lato opposto del lago in modo da essere un po' più tranquillo, perché qui arrivano tutti e si fermano. La fiera dei droni. Finalmente faccio fatica a concepire chi si fa tutta questa strada e poi prendere un drone e farlo correre tipo gare di Formula 1, di Formula Drone, perché video belli non ne fanno sicuramente, li fanno solo correre, veloci. Dopo ci si chiede perché poi la gente è più propensa a far vietare queste cose. Io ho il patentino per il drone, quindi so di cosa parlo, ci sono in mezzo. Siete in 10 persone con 10 droni, su un posto così tranquillo che anche fa rimbombo, è un casino. Uno viene qui magari per riposarsi un attimino, un'oretta, rilassarsi, e è tutto un estremo, incredibile, bellissimo. Questo qui è un lago effimero, significa che è normale che magari tenda anche a quasi scomparire verso fine estate. Adesso qui con l'autunno e inverno dovrebbe riempirsi nuovamente. Almeno questa è la speranza con questa siccità che avanza. Anche se è stata meno pungente l'anno scorso. Thank you.
è veramente veramente interessante, molto bello, a parte le problematiche di cui ti ho detto prima, ma qui in fondo è decisamente più tranquillo, non si sentono droni, perché è più difficile arrivare qui, non vengono a farsi la camminata. Qui abbiamo anche un bel ruscello che va ad alimentare il lago, che spettacolo. Questo è uno di quei classici posti che sono fantastici come location da visitare, ma dal punto di vista fotografico non è che ti danno tanti tanti spunti. Il cielo poi è limpidissimo, dando un paio di giorni così, la temperatura è perfetta, ideale in questo momento. E quindi boh, adesso vediamo se riesco a tirar fuori qualcosa di buono. Di solito una tecnica consiste nel sfruttare degli elementi in primo piano, perché essendo molto piatto, non essendoci tante cose da fotografare nello sfondo, sfruttiamo i primi piani. Sto cercando di andare su per questo sentiero, in teoria dovrei riuscire a fare il giro per avere anche una prospettiva un po' più in alto. Che bel posto però, se non ci fosse tutto sto casino. Però, come ho detto prima, la montagna è di tutti, quindi non posso lamentarmi. E adesso dove vado? Giù o su? Indicativamente vado su, per sicurezza. Sempre più in alto. Ah, se scivoli, come dice buon Simone di Stepsover, non la racconti. Sono arrivato, è bella sfaticata. Facciamo qualche foto. E questo? Scivolosissimo qua. Caduto. Nemmeno ho tempo a dirlo, sono scivolato, quindi sempre occhio qua. Parlo poco perché è iper scivoloso, veramente tanto. Arrivato dato posto, guardate che disastro di gente che c'è qui, mi spiace pensare che è martedì mattina, pensate la domenica weekend. Non riesco letteralmente a fotografare, ho fatto qualcosa, ho tentato tipo di prendere tre rocce lì in fondo sfruttando un ingrandimento. Impossibile fare le cose senza trovare delle persone in mezzo. Non mi aspettavo in questo periodo dell'anno così tanta gente. Me ne vado, mi sono veramente rotto. Troppa gente, non riesco a fare nulla. E tenterò di fare qualcosa e rientro in qualche scorcio particolare o all'interno del bosco. Probabilmente fare questo percorso al tramonto sarebbe stupendo, perché guarda che vista. Però il percorso è troppo complesso secondo me da fare con l'imbrunire, con l'umidità. Adesso col sole si è un po' seccato, quindi è un po' più comodo, onestamente. E rientro, che panorama. Lì c'è Misurina, si vede l'ex istituto per l'asma. Qui c'è una bella scena, bella luce, andiamo a fare una ripresa. Sono le 2 pomeriggio e c'è ancora tantissima gente che sale, veramente tantissima. Alla fine sono rimasto talmente deluso dal contesto nel quale mi trovavo, che sì, ho fatto qualche foto, poi vediamo se è venuto fuori qualcosa di buono, ma visto che sono vicino al lago intorno, ci sono già stato, ho già fatto un video, beh ci torno e vado lì, intanto è presto, sono le 3:10, vado lì, mi riposo un pochino, aspetto il tramonto, faccio qualche foto del tramonto lì al lago intorno e dopo decido, pianifico dove andare. Ed eccomi qui. Ero arrivato al lago intorno, pensavo di star lì un pochino, beccare il tramonto, ma alla fine ho ragionato su quello che voglio fare domani e quindi ho deciso di venire qui
su, sulle 13 miglia di Lavaredo, e la vista che avrò stanotte dalla mia camera da letto sarà questa. Adesso non mi resta che attendere il tramonto. Fra un'oretta avremo il tramonto, però intanto guardate qua, che stupenda. In attesa del tramonto ho deciso di farmi un buon caffè espresso, quindi con l'occasione ti faccio vedere il sistema di cui mi sono dotato che posso usare nel mio van. Si tratta di una macchina progettata per essere utilizzata in quei contesti dove normalmente sarebbe impossibile usufruirne, come ad esempio in un campeggio o in tenda, ma anche appunto in mezzi ricreativi come i camper e van che dispongono di impianti a 12 volt. Nel mio van, ad esempio, non potrei mai far funzionare una macchina per l'espresso tradizionale, ma staresso mi ha fatto provare uno dei loro modelli che hanno un funzionamento molto banale e semplice. Ti basta semplicemente scaldare dell'acqua oppure sfruttare un termos con dell'acqua calda e portarti dietro o delle capsule compatibili in espresso oppure del caffè macinato. Tramite il loro sistema totalmente manuale si andrà poi a creare la pressione idonea per ottenere un caffè espresso. Inizialmente ero molto scettico sul sistema, a tal punto che non sapevo se accettare questa sponsorizzazione e portarti il prodotto sul canale, ma devo ammettere che il risultato finale mi ha davvero convinto e da ormai un paio di mesi non parto mai senza questa dietro. È prodotta dalla Starisso che sponsorizza questo video e se ti interessa nella descrizione troverai il link informativo al prodotto. Adesso onestamente non so quanto video farò, mi concentrerò soprattutto a fare foto, a cogliere il momento.